È stato sottoscritto il documento dal titolo Manifesto per la migliore politica dalla fratellanza alla cura delle creature al termine del primo meeting francescano del Mediterraneo. Il documento, che in visione di una possibile condivisione nelle prossime settimane, verrà inviato anche a tutti i sindaci, istituzioni e realtà associative. 3 giorni di incontri e dibattiti, quelli svoltisi a Favara, che porteranno alla nascita di un osservatorio sociopolitico ispirato alla figura e all'opera di Giorgio Lapira, che accompagni, si legge nel comunicato, l'impegno dei laici francescani Scani siciliani nella lettura dei segni dei tempi, nell'attuazione della dottrina sociale della Chiesa, nell'elaborazione di progetti concreti di azione e formazione nelle nostre comunità locali e nella fraternità regionale. Si fa riferimento ad una rete ufficiale delle istituzioni che vi hanno aderito o ancora ad una pedagogia della connessione ai temi della salvaguardia del creato, del risparmio energetico, della riduzione e del riciclo dei rifiuti. È stata una grande maratona che oggi ha visto concludere questo primo meeting francescano del Mediterraneo con uno straordinario incontro. La Sicilia che speriamo, il desiderio, il sogno di una terra migliore, di una terra che sappia ancora sognare, che sappia mettere insieme le energie migliori, che contrasti la cultura dello scarto, che sappia osare e sperare nella fraternità, che possa vivere la dimensione del ritrovarsi insieme, del sentirsi connessi, che osi pensare a un Mediterraneo che ritorna ad essere terra di cultura, di bellezza e che possa lasciare dietro le proprie contraddizioni. Questa è la sintesi di questi 3 giorni lunghissimi. Probabilmente non abbiamo dato risposte, anzi ne siamo certi di non aver dato risposte, però abbiamo tracciato un percorso per noi famiglia francescana, un percorso per questa società, un percorso per questo Mediterraneo. La speranza non può venire alla Sicilia soltanto dalla Sicilia, questo è vero, però non può neanche venire se la Sicilia non ce la mette, non ce la mette tutta. E non può venire e non nasce di incanto, non è che un bel giorno arriva qualcuno che cambia tutto, no, non è mai così. Viene e può venire se anche noi siciliani ce la mettiamo giorno per giorno, la nostra forza, la nostra intelligenza, la nostra fiducia, fedeltà e capacità di, ecco, di sconfiggere l'individualismo che ci caratterizza molto come siciliani. E sapere metterci accanto all'altro, all'altra, dando a lui, a lei davvero un po' più di fiducia. Qui c'è questo fermento, è inevitabile, e ci sono dei semi che sono già stati seminati negli ultimi anni, e questo evento non fa che confermare una certa vivacità che però va alimentata, e dalla costanza che si ottengono i risultati. Non sono sparando dei fuochi d'artificio in una notte che si ottengono i risultati. Ci vuole costanza, ci vuole lavoro, ci vuole non farsi bloccare dai 1.000 ostacoli, dall'indifferenza, da chi in qualche modo ti blocca, ma andare avanti. Quindi sì, se c'è una certa continuità che anche l'ordine secolare ha mostrato e vuole mostrare per l'immediato futuro, questo è possibile rigenerarsi.